Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi parleremo delle elezioni del CSP, cioè del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che si terranno il 13 aprile del 2021. Qualche giorno fa c'è stato un incontro tra le organizzazioni sindacali, quindi anche l'ANIEF, e la Direzione Generale per gli Ordinamenti del Ministero, proprio per parlare di queste votazioni e del rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Prima di tutto vediamo che cos'è questo Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che è formato da 36 membri, non tutti elettivi, ma in parte anche espressione ministeriale. Praticamente è un organo collegiale, a livello nazionale ovviamente, che deve garantire, così come prevede la normativa, l'unitarietà del sistema nazionale di istruzione e soprattutto ha come funzione fondamentale come supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo in materia di istruzione. Molte della sua opera è consultiva, ma c'è il vincolo di chiedere parere consultivo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Si sarebbe già probabilmente dovuto fare, però ovviamente, visto il periodo che stiamo vivendo, c'è stata una proroga, ma ora siamo arrivati all'imminenza di queste prossime elezioni. La componente elettiva è formata da 15 persone, divise in questo modo: si devono trovare 12 rappresentanti del corpo docenti, sia di ruolo sia di non ruolo, di ogni ordine e grado, a sua volta suddivise in 1 per la scuola dell'infanzia, 4 per la scuola primaria, 4 per la secondaria di secondo grado, 3, perdonatemi, 4 per la secondaria di primo grado, 3 per la secondaria di secondo grado. In più si devono aggiungere 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici e un rappresentante ATA. Il personale educativo, insieme a quello delle scuole speciali, partecipa alle elezioni per la componente della scuola primaria, ecco perché sono 4, e votano quindi nella scuola primaria più vicine ad esse. Per quanto riguarda invece i dirigenti scolastici, probabilmente saranno tenuti dei seggi in alcune scuole individuate dagli USR. Invece ogni docente avrà il proprio seggio elettorale all'interno della propria istituzione scolastica, cioè all'interno dell'istituzione scolastica in cui presta servizio. Ovviamente nella bozza che è stato detto che tutte le normative relativamente all'elettorato attivo e passivo. Le cose importanti, perché ritorneremo sicuramente più in là su questo argomento, sono che entro il 26 di febbraio del 2021, ovviamente, dovranno essere istituite presso gli istituti le cosiddette commissioni elettorali, formate essenzialmente da 5 membri: dirigente scolastico, ovviamente, 2 docenti e 2 del personale ATA. Dopo il 13, il 14 ci saranno gli spogli e saranno mandate le comunicazioni direttamente al Ministero. Ovviamente noi come ANIEF affrontiamo queste elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per la prima volta da sindacato rappresentativo. Siamo stati riconosciuti, ricordo, rappresentativi alla fine del 2019. Faremo le nostre liste, presenteremo i nostri candidati, ne stiamo parlando a livello nazionale e a livello locale. Pertanto invito chiunque tra gli iscritti e non voglia presentarsi all'interno delle liste, di contattarci per mail, alle mail provinciali della Regione Campania. Altre indicazioni saranno date sicuramente nel proseguio, prima delle elezioni ovviamente, e pertanto vi invito come al solito a seguirci sui nostri canali Telegram, uno per provincia, sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube ANIEF Campania, da cui vi parlo. Inoltre ricordo che abbiamo espanso ancora di più i nostri canali, infatti siamo anche
Siamo anche su Twitter a livello locale. Vi invito a seguirci anche a livello nazionale. Ma è a non dimenticare che comunque abbiamo sempre delle sedi attive su tutto il territorio regionale e i cui contatti e i cui indirizzi li potete trovare sul nostro sito nazionale, nella sezione contatti regionali e quindi Campania. Con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video e al prossimo argomento. Arrivederci a tutti.